Ed eccoci giunti finalmente ad un fiore incredibile, un fiore che tiene tutto lo spazio, occupa tutto lo spazio della tela. Questa è una delle opere più importanti di Claudio Bellino. Sì. Titolo? Titolo Happy, 1 novembre del 2009. Cos'è successo il 1 novembre 2009? È stato il giorno in cui l'ho realizzato. Un bel giorno? Un bel giorno. L'ho dedicata a una mia amica che faceva un compleanno. Un bel ricordo. Un bel ricordo. Tecnica? Questa è una tecnica mista. È un acrilico. Qui ho usato prevalentemente gli stracci e c'è qualche spatolata, c'è qualche raro momento, forse un po' di spessore di materiale. Ho un lavoro studiato perché i colori li ho studiati anche molto, come spiegavo prima, tramite il computer. Ho cercato di... E poi chiaramente quello che è venuto fuori è quello che... E quello che tu avevi dentro. Quello che avevo dentro, quindi anche questa, tutta, quasi questa nebbia. Questo viola che sembra quasi un qualcosa di malaticcio, sì. Però, cioè, qualcosa di, però alla fine c'è il bianco che rimane impresso, e malgrado ci sia tanto nero, ci sia il viola, credo che sia, questa sia un'immagine gioiosa. Beh, estremamente luminosa e positiva. Sì, sì, sì. Questa è un'opera che tu hai presentato oltre in alcune rassegne Piemonte, questa arriva adesso da... Ma questa opera ha girato l'Italia, è stata un paio di anni fa, è stata a Roma, in una galleria di Via Margutta, è stata in Sicilia, è stata in Toscana, diciamo che ha viaggiato più di me. Io non ho, ecco, purtroppo perché... non ho sempre potuto seguirla per motivi di impegni, ma... Quindi questo è uno dei tuoi quadri ambasciatori, sì, vero? Sì. Che ti rappresenta di più. So che sei molto legato a quest'opera, difficilmente te ne libererai perché so che ci tieni molto. Esatto. E questo quindi è uno dei tuoi fiori principali. Sì, questo è uno dei miei fiori principali. Tra l'altro una cosa curiosa è che è un formato, come dire, più grande di così per la macchina che ho io, non posso farlo, quindi in qualche maniera ha misurato anche le mie possibilità di trasporto. Ecco, abbiamo parlato di Claudio Bellino, abbiamo parlato dei suoi fiori, abbiamo parlato delle sue fotografie, dei suoi lavori, dei suoi studi, delle sue pianificazioni digitali per arrivare poi ai prodotti finali, che sono opere di grande impatto, di grande composizione. Claudio però, tra l'altro, è anche un compositore di parole, a lui piace scrivere. So che hai lavorato adesso ad un progetto dedicato ad una poetessa, vuoi parlarcene? Sì. Ma allora, in questo caso abbiamo, con la poetessa abbiamo lavorato in modo contrario, nel senso che io ho lasciato le immagini e questa poetessa, che si chiama Barbara Colombotta Rosso, che è la nipote del famoso Enrico Colombotta Rosso, ci ho conosciuto durante una mia mostra e anche in quel caso ci siamo piaciuti, come ci siamo piaciuti noi, e abbiamo iniziato a collaborare, per cui io ho iniziato a mandarle via mail questa immagine e lei a scriverci sopra delle poesie. Molto bello. Sì, è stata, credo che poi ho trovato lei molto brava perché lavora molto proprio sull'immagine emotiva, è quello che io cerco di fare col quadro. Personalmente scrivo anch'io scrivo, sono un appassionato, comunque un ricercatore di emozioni, per cui mi capita di scrivere anche andando in giro per strada, prendo nota delle cose che succedono, magari vedo una signora che suona il campanello, me l'appunto, poi quando arrivo a casa ci scrivo qualcosa su questa signora che ha suonato il campanello. E spesso uso queste tracce per andare a cercare quel quadro, ecco, come emozione, non usando tanto le parole. Claudio, è stato un bellissimo momento, abbiamo fatto un bel percorso assieme, adesso andremo ancora a vedere delle altre opere nell'ambito di questa video intervista e senz'altro ci rivedremo presto, perché Claudio Bellino sarà ospite senz'altro per altre cose e altri progetti che porteremo avanti. Di sicuro. Claudio, ciao, grazie. Ciao.
all the while for you proclaimed, I suddenly slept away. Right between the eyes, right between the eyes, your shining smile, step right between my eyes. When I look you in the face, all that you try to say, all you pretend that to say, had completely melted my eyes. Right between the eyes, right between the eyes, your shiny smile, step right between my eyes. Meet the lost and make my choice. I look better far from your call. After bad, bad words, I am.